darti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te. Thank you.
che nel 1912, come scrive in una lettera al padre spirituale, padre Agostino, padre mio esprimeva ciò che il Signore stava compiendo in quel umile fraticello che aveva fatto della preghiera tutto il significato della sua vita. Aveva dato la sua vita al Signore del chiostro di Francesco d'Assisi, del poverello d'Assisi. E allora il 18 aprile scrive al padre Agostino dicendo: Papa carissimo, viva Gesù, sono lietissimo di potermi intrattenere con la presente un po' con voi, ma come farò a narrarvi i trionfi di Gesù sull'anima mia in questi giorni? Mi astengo solo a narrarvi ciò che passò in me martedì scorso, 16 aprile 1912. Che fuoco acceso sentì in questo giorno nel cuore. Ma questo fuoco sentì anche che fu acceso da una mano amica, da una mano divinamente gelosa. Me ne stavo ancora a letto, allorché fui visitato da quei cosacci che mi picchiavano in un modo così barbaramente che ritengo come grazia ben grande l'avrei potuto sopportare ciò senza morirne. Una prova, babbo mio, che era molto superiore alle mie forze. Attento potrei recarmi al divin prigioniero per celebrare. Ed è proprio in questa chiesa che Padre Pio quel giorno ha celebrato. Finita la messa, mi trattenni con Gesù per il ringraziamento. Oh, quanto fu soave il colloquio tenuto col paradiso in questa mattina. Tale che pur volendomi provare a voler di tutto non lo potrei. Vi furono cose che non possono tradursi in un linguaggio umano, senza perdere il loro senso profondo e celeste. Il cuore di Gesù e il mio, permettetemi l'espressione, si fusero. Non erano più due i cuori che battevano, ma uno solo. Il mio cuore era scomparso, come una goccia d'acqua che si smarrisce in un mare. Gesù ne era il paradiso, il re. La gioia in me era così intensa e così profonda che più non mi potevi contenere. Le lacrime più deliziose mi inondarono il volto. L'uomo non può comprendere che quando il paradiso si riversa in un cuore, questo cuore afflitto, esiliato, debole, immortale, non lo può sopportare senza piangere. Sì, lo ripeto, la gioia sola che riempiva il mio cuore fu quella che mi fece piangere così a lungo. Questa visita mi rinfrancò tutto. Viva il divin prigioniero! Gesù sulle dei fratelli per ciò che ci sta facendo provare. Anche a noi questa sera magari non saremmo così disponibili ad aprire il nostro cuore come lo è stato San Pio in questa chiesa in quel giorno, proprio seduto lì in mezzo ai banchi dove siete voi, a ringraziare Gesù perché aveva appena celebrato la Santa Messa e il cuore di tutta la nostra fede, dell'espressione di questo amore, di Dio che si dona, continua ancora a donarsi senza forza. E allora ringraziamo Gesù, perché se il nostro cuore ora sta palpitando, il grazie va solo a Lui, che è l'amore assoluto. Thank you.
più da santa questa sia. Sia lodato Gesù e Maria.